Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi chiudiamo la serie di video dedicati alla next gen soffermandoci sulla proposta di Nintendo. Se negli episodi precedenti abbiamo visto 5 punti a favore, prima di Sony e poi di Microsoft, in questa occasione cambieremo radicalmente prospettiva, elencando 5 motivi per cui in fondo non c'è nessuna fretta di passare alla nuova generazione e si può tranquillamente rimanere su Nintendo Switch. Prima di iniziare vi ricordo che giovedì ci sarà la live speciale dedicata al mio 41esimo compleanno, un'occasione più unica che rara. Mi raccomando, vi aspetto per farmi gli auguri in diretta, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Chi sceglie Nintendo lo fa per un motivo ben preciso, ovvero le esclusive. Quando si tratta di titoli first party, l'azienda di Kyoto non è seconda a nessuno e vanta all'interno del suo catalogo alcune delle serie che hanno segnato indelebilmente la storia del videogioco. Su Switch poi Nintendo sembra non sbagliare neanche un colpo e tutti i suoi brand sono approdati sulla console ibrida con degli episodi che spaziano dal particolarmente riuscito al capolavoro indiscusso. Non starò qui a fare nomi perché rischierei di fare delle omissioni clamorose. Quello che è giusto sottolineare è che in soli 3 anni di vita Nintendo Switch può già vantare una libreria mostruosa che può impegnare per centinaia e centinaia di ore e in grado di soddisfare tutti i tipi di giocatore. La cosa bella è che siamo solo all'inizio. Sì, perché come è stato recentemente affermato dal presidente Shuntaro Furukawa, ci troviamo solo a metà del ciclo vitale della console. Grazie a dei numeri impressionanti che stanno proiettando velocemente la Switch nell'Olimpo delle console più vendute di sempre, la piattaforma gode di ottima salute e Nintendo ha intenzione di supportarla ancora per molto tempo. Probabilmente vedremo un rilancio mid-gen con la tanto rumoreggiata Switch Pro, una revisione in grado di svecchiare l'hardware senza creare problemi di retrocompatibilità, ma di sicuro non ci troviamo di fronte a una piattaforma con le ore contate. Per l'azienda giapponese non c'è nessuna fretta di competere direttamente con Sony e Microsoft e questo le permette di pianificare con calma gli anni che verranno. E la prospettiva non può che essere rassicurante per gli utenti. Pensate solo a cosa potrebbe riservare il 2021, tra le celebrazioni per il 35esimo compleanno di The Legend of Zelda e alcuni dei big ormai annunciati da anni. Qualcosa mi dice che ne vedremo delle belle. Ma non si vive solo di esclusive e l'ambito dei titoli third parties e dei multipiattaforma è sempre stato un tasto dolente per le macchine della grande N. È dai tempi della Wii che l'azienda di Kyoto fatica nell'ottenere il supporto degli sviluppatori esterni a causa di scelte precise che donano unicità ai suoi hardware ma allo stesso tempo li rendono poco inclini ad accogliere con facilità delle versioni standard dei giochi presenti già sulle console rivali. Con Switch però il trend si è decisamente invertito e sebbene non tutti i grandi publisher garantiscano la loro presenza sull'ibrida Nintendo, ancora una volta i numeri di vendita impressionanti anche lato software sono un'occasione che in pochi scelgono di lasciarsi sfuggire. La recente apertura al cloud gaming poi apre uno scenario ancora più interessante, dove la differenza di potenza bruta tra la Switch e gli hardware next gen potrebbe venire completamente appianata grazie al concetto di gioco in streaming. Una strada che potrebbe sconvolgere gli equilibri e garantire a Switch altrettanti anni di permanenza sul mercato senza bisogno di revisioni sostanziali della sua architettura. Chi sceglie Nintendo Switch sa però di dover scendere a compromessi. Se si cerca un'esperienza di gaming classica che punta tutto sulle prestazioni e sulla fedeltà grafica, bisogna, per forza di cose, guardare altrove. Ma la console ha una caratteristica che la rende unica nonostante i suoi evidenti limiti: la sua natura ibrida. Tra i 5 motivi, questo forse è quello più importante, anzi, forse è proprio alla base della scelta di una console così particolare. Nintendo Switch è la prima piattaforma che riesce a unire in modo fluido e coerente due tipi di gaming che prima di essa avevano proceduto sempre in parallelo, tranne qualche rara e non riuscitissima eccezione. L'idea di poter giocare ovunque, in qualsiasi momento, senza dover scendere a compromessi sui titoli a disposizione, è una vera e propria conquista che per molti può fare la differenza. Ad esempio, grazie a Switch, sono riuscito a riavvicinarmi al genere dei JRPG, un tipo di esperienza che ormai era diventata incompatibile con i ritmi delle mie giornate lavorative e credo di aver utilizzato la console per l'80% del tempo in modalità portatile. Insomma, davanti a un vantaggio del genere, per me, così come per molti altri utenti, le prestazioni passano in secondo piano.
e per finire un vantaggio non immediato o almeno un punto su cui non tutti si soffermano. In un'era dove l'online play è diventata la modalità principale di fruizione del videogioco, Switch rimane una sorta di anomalia nel panorama attuale, proponendo un'esperienza di gaming legata al multigiocatore in locale. Sebbene in questa generazione ci sia stata un'apertura da parte di Nintendo verso il gioco online, nonostante alcuni difetti strutturali a dir poco anacronistici, il multiplayer su Nintendo Switch vive ancora in una dimensione profondamente legata alla presenza fisica dei giocatori. È la stessa console a facilitare questo tipo di multigiocatore grazie alla scomponibilità del suo controller. E per chi come me è cresciuto negli anni 90 a vedere un ritorno così preponderante del gioco in split screen, è un colpo al cuore. Certo, in tempo di pandemia bisognerà aspettare un po' prima di poter tornare a giocare tutti insieme, ma immagino sia una feature molto utile anche per i nuclei familiari con più bambini. E questi poracci erano 5 motivi per cui, secondo me, tutto sommato non c'è nessuna fretta per la next gen e si può tranquillamente rimanere su Switch o magari approfittare di qualche offerta e scegliere libri da Nintendo piuttosto che Serie X o PS5. E voi cosa ne pensate? Rimarrete su Switch ancora per molto tempo o credete che a breve farete il salto? Vi aspetto nei commenti e anche sul sito Viola per il mio compleanno, eh? Non dimenticatelo! Io sono il Poro Switch, Michele Old, ciao!